Cannara ha calato i Letris battendo 3-1 la MC 98 nel match valevole per la 18ª giornata del campionato di promozione Girone B. Quinto successo consecutivo per la formazione di Ortolani, che è volata a quota 26 punti a ridosso dei playoff. Seconda sconfitta di fila invece per i bianco-rosso-verdi di Montecchioni, che sono rimasti al terz'ultimo posto della classifica a quota 11. Partita molto bloccata in avvio e allora Raccichini prova a stapparla su punizione, ma il suo destro finisce di poco alto. Brutto scontro poco dopo al centro dell'area di rigore tra Trentini e Cirilli, ad avere la peggio il numero 5 ospite, che abbandona il terreno di gioco in barella con Raccichini e Piantoni che con grande fair play aiutano gli addetti del 118. Il primo tempo è tutto qui e per far sì che la partita si sblocchi bisogna arrivare al minuto 65, quando Grigioni atterra così in area di rigore Bazzoffia e l'arbitro del match, Giordano Provenzani di Terni, non può far altro che concedere le penalty al Cannara. Dagli 11 metri si presenta Facundo Ferrario, che spiazza Squadroni e porta in vantaggio i suoi. Tre minuti più tardi i padroni di casa raddoppiano con il neoentrato Nuti, che a tu per tu con Squadroni è freddo nel saltarlo e poi spedire in fondo al sacco il pallone del 2-0. L'MC 98 si getta in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita e riesce a trovare l'episodio giusto al 90esimo, quando Pallotta risolve così un batti e ribatti in area, ridando speranza agli ospiti. Ma è solo un'illusione, perché un minuto più tardi arriva il tris del Cannara con Franco Ferrario, che approfitta di un'ingenuità di Bianchi per emulare il fratello gemello Facundo e mettere alle spalle di Squadroni la palla che vale il definitivo 3-1. Beh, io da martedì ero molto preoccupato per questa partita, in effetti è stato così, forse abbiamo fatto il peggior primo tempo della mia gestione, però ci può stare, un primo tempo diciamo dove non abbiamo tenuto il ritmo che di solito teniamo, non siamo stati squadra, mentre invece il secondo tempo, grazie anche alle persone che sono entrate, che ci hanno dato una grossa mano, l'abbiamo letta bene, siamo riusciti a sbloccarla. Poi diciamo il secondo tempo è stato un secondo tempo discreto, però ripeto, questo ci deve far riflettere, perché se noi non giochiamo con i ritmi nostri, come di solito in questo periodo che siamo abbastanza in fiducia, giocare poi diventa tutte le partite difficili, specialmente con quelle che in fondo alla classifica, che comunque lottano tantissimo e noi possiamo avere delle difficoltà. La partita è stata, diciamo che è una partita difficilissima per noi, sappiamo perfettamente la forza del Cannara. Noi siamo arrivati purtroppo, l'unico rammarico che posso dire è che siamo arrivati a questa partita con tante assenze, però questa non è una giustificazione. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi purtroppo sono venuti a mancare tutte e due centrali. Il secondo tempo sapevamo che sarebbe stata durissima, non riusciamo a ripartire e quant'altro. Però che dire, che noi ce l'abbiamo messo tutta, dobbiamo seguire a metterci tutto per ogni partita, accettiamo naturalmente questa sconfitta e da martedì si riparte allenandoci, cercando di fare qualcosa di più positivo.